E adesso un'altra questione importante, digitale terrestre, quale identità veneta? Se la domanda il capogruppo di Insieme per il Paese, una lista civica di Annone Veneto. Il capogruppo è Andrea De Carlo, che abbiamo conosciuto per altre situazioni legate a proteste di cittadini, soprattutto a San Michele al Tagliamento. Il consigliere comunale, capogruppo di Insieme per il Paese ad Annone Veneto, dice: cogliamo con soddisfazione che sia stata convocata con urgenza la conferenza dei sindaci del Veneto orientale per discutere con i responsabili della RAI dei problemi sorti con il passaggio al digitale terrestre. Dalle parole del dottor Tabaro, da una parte siamo venuti a conoscenza che le frequenze sono state assegnate qualche giorno prima del switch off, scrive Andrea De Carlo, dall'altra ci viene confermato che il segnale proveniente dal Monte Venda di Padova è troppo lontano rispetto ai ripetitori friulani, sui quali in ogni caso il segnale RAI, oltre a essere stato spostato, è passato dalla banda quinta alla quarta. Eppure è bastato un semplice antennista del portogruarese, esperto del territorio, nonché firmatario della petizione, per capire il problema e dare la soluzione. Chi rimborserà ora coloro che hanno già provveduto a sostituire o modificare l'antenna? Si domanda Andrea De Carlo. In ogni caso, in attesa delle decisioni che verranno assunte dalla RAI, consigliamo tutti i cittadini a non modificare o sostituire i propri apparati riceventi. Un'ultima considerazione De Carlo la fa. Anche in questo caso i territori di confine risultano penalizzati, speriamo non volutamente. In ogni caso, invece di parlare di identità veneta, sarebbe corretto parlare di identità friulana, visto che per il momento siamo obbligati, conclude De Carlo, a vedere il TG3 Friuli. Io spero, che tutti vedano invece Telepordenone.